comunque d'opera alla presidenza della Fondazione Guido d'Arezzo. Quando è nato l'amore per la coralità? Posso essere sincera? Certo. Allora, io mi aspettavo molto prima di diventarlo. Sono loro che hanno fatto molto in ritardo a eleggermi, perché insomma c'ho una certa età e naturalmente se ero un pochettino più giovane avrei dato molto di più, avevo molto più conoscenze, ero molto dentro nel mondo della musica e di tutto. Per la coralità, no, io naturalmente innamorata dell'opera, della musica sinfonica, di tutto, un pochettino avevo trascurato, diciamo, questo con canto corale, però io da bambina ho sempre cantato nei cori, addirittura mi ricordo si cantava a duetto con Rainer Cabaye-Vanska, un'altra mia concittadina che ha fatto una grande carriera anche lei, si cantava. E adesso sinceramente, cosa ho detto oggi a mio marito? Lo sai che mi piace di più il polifonico, il coro che l'opera? Veramente, poi oggi dopo questa splendida messa che hanno fatto Ut a Zampa, una cosa meravigliosa, proprio mi sono innamorata. Grazie. Il polifonico quest'anno ha vissuto il cambio della direzione artistica, ora affidata a Lorenzo Donati. Ci racconti le ragioni di questa scelta? Ah, non c'è bisogno di dirlo, perché abbiamo acquistato una persona eccellente. Io lo sapevo già da prima, ma lui ha fatto questo primo premio e io ero presente. La gente impazzita da questo UT consonante ensemble e soprattutto anche di Lorenzo, perché io lo apprezzo moltissimo, musicista, organizzatore. Quindi è stato un po' tardi a dargli questo direttore artistico perché per vie burocratiche, no? Certo, perché certo. Non si voleva fare, ecco, perché lei sa, non lo so se sa, che il polifonico, insomma, la fondazione ha un po' di difficoltà burocratiche e finanziarie, sì. Di tutti i tipi le abbiamo. No, ma nonostante questo il programma è ricchissimo e quasi alle soglie dell'eccessivo. Non ho niente a dire, questo che ha fatto Lorenzo è una cosa bellissima. Anche nella prima giornata di Polifonico abbiamo assistito a un'affluenza del pubblico veramente importante. Sì. E lei crede che riuscirà a mantenere questa affluenza per tutta la settimana? Ah, sono sicura. Sono sicura, e anche ieri sera con questa serata, diciamo, polifonico off, è stata una cosa bellissima, era già pieno qui e sono convinta che sarà sempre più pieno. Lei è cantante e insegnante, una sua allieva, Laura Faccinelli, si è data al pop televisivo. Che cosa ne pensa di questa Laura scelta? È una mia quasi figlioletta, perché gli ho insegnato a cantare, diciamo, gli ho dato la tecnica lirica e poi gli ho detto, ora però tu sai, e poi si è praticamente sapere respirare per non rovinare le corde vocali, perché certo. Tutti questi cantanti, da Emma, da Alessandra Moroni, non so, io li seguo poco, hanno avuto dei problemi con le corde vocali, operazioni e tutto. E tutto questo perché non sanno respirare, perché l'aspirazione diaframmale praticamente è un appoggio della voce e tocca molto meno le corde, invece loro cantano appoggiando tutto sulle corde, canti oggi, canti domani, le corde sono molto sottili. Ma proprio a proposito di questo, deve sapere che a sua insaputa è appena diventata l'insegnante di una curiosa classe di canto e dovrà dare dei voti da 1 a 30 a 5 cantanti che adesso le proporrò. È pronta? Deve essere ospitata. Allora, e abbiamo Madonna. Oh beh, cosa si può dire della Madonna? Madonna! Cosa si può dire? Quindi che voto? 20. 20, esatto. Anna Netrebko? Diciamo che 28. 28. Ah, un 28, ok. Una bella cantante, bravissima. Certo. Certe cose non mi sono piaciute, ha fatto una Traviata moderna, di
diciamo, con un regista molto moderno. No, la conosco, è una sì. delle mie Traviate preferite, ammetto. Sì? Sì, no, come regia sì, però come canto ne avevo... Avendola fatto anche io la Traviata, conosco i punti difficili. Insomma, quando ho sentito lei ho detto, Slavka, sei grande, perché dove avevi difficoltà te ce l'ha anche lei, quindi... Non è che... Ah, mettiamo un uomo in questa classe, Vasco Rossi. Vasco Rossi, inizialmente avevo, diciamo, quasi, dicevo alla mia nora che faceva ascoltare ai miei nipotini sempre Vasco Rossi, perché lei è proprio innamorata di lui. E dicevo, ma non mi puoi mettere un Mozart, ti puoi mettere Vasco Rossi? Adesso a me piace. Perché bisogna averlo sentito, bisogna aver sentito anche i testi che fa. Mi piace tanto. Quanto abbiamo a Vasco? Una me... 30. Katy Barbarian? Ah, oh, Katy Barbarian, la mia carissima amica nata in Bulgaria, armena di nazionalità. Posso dire che è anche una di quelli che mi ha avviato alla musica moderna. Perché mi ha sentita cantare e ha detto, ma tu che c'hai l'orecchio assoluto, sei pianista, leggi bene e tutte queste cose, perché non fai la musica moderna? Ah, dico, io non ho mai fatto musica moderna, non conosco niente. Pian pianino mi ha convinto e ho fatto per prima volta, no, prima di Katy Barbarian era la Gisella Belgeri, un'altra amica grandissima che adesso ho il piacere che è entrata nel comitato con Luigi Berlinguer al Ministero per la musica nelle scuole, è diventato un grande personaggio. E lei la stessa mi ha detto, ma dai, facciamo un trio con Italo Gomez che suonava il violoncello. Abbiamo fatto un pezzo di Cash, non mi ricordo più come si chiamava, e l'abbiamo registrato alla RAI. Era tutta una cosa come cantano i... così, con l'istrumento, pianoforte e violoncello. Fatto questo sulla radio e ho cominciato ad avere delle telefonate da tutte le parti, diciamo, di musicisti moderni. Vuol fare una cosa di quale era anche Berio, che mi ha affidato il passaggio, cioè un'opera sua molto bella, che ho fatto ad Amsterdam. La sera precedente andiamo a cena, c'era mio marito, c'era Katy, io, e lui mi guarda e dice, sai che facciamo? Alla prima mondiale, facciamola in inglese. Io sono rimasta bloccata. Come dico in inglese? Prima non so una parola, perché nei nostri paesi l'inglese era la lingua capitalista, proibita. Non si studia, sì. Non so una parola. Poi, tutta la notte non mi fai dormire dalla paura, come faccio a fare un'opera in inglese? Che... dici cosa vuoi in inglese? Lui parlava perfettamente in inglese e Katia la stessa. E insomma, mi ha sconcertato, l'ho dormito tutta la notte, l'ho fatto in italiano, però c'erano 500 critici di tutto il mondo, era una cosa molto importante, è andata abbastanza bene. Complimenti. E quanto diamo a Katia? Oh, Katy era un artista, era un fulmine, era una donna spettacolare perché riusciva a fare faceva anche spettacolo, certo. E poi riusciva a trovare delle espressioni, diciamo, che adesso li vedo dappertutto, i compositori li fa, ma lei li faceva 50 anni fa, quindi 30. 30. L'ultima, proprio subito con il botto direi, Laura Pausini. Oh, mi piace, non piace. Sì, mi piace, però ultimamente anche ieri sera alla televisione la sento. Spara troppo, va negli acuti molto, spara proprio la nota, è piuttosto dritta, tirata. Io credo che avrà anche lei bisogno di qualche cosa. E quindi che voto le diamo? Vabbè, insomma, per quello che è fatto, dicano che la Pausini è venduto più di tutti, dice che milioni e milioni di dischi, e quindi 30 e lode, beata lei. Lei ha stretto un profondo legame con Nono,
E lui, oltre ad avere un grandissimo amore verso i soprani in acutissimo, e si narra che odiasse i tenori. È una cosa vera? Oddio, non sta a parlare male di chi è o non c'è più e no, tutto no, così. No, no, no. Io ho un legame proprio veramente musicale, affettuoso con il nonno, perché ha scritto per me moltissimi... Anche come l'ho conosciuto è interessante, se abbiamo tempo. Certo. Allora, io cantavo in Germania, a Darmstadt e a Colonia, mi sembra, delle opere sue, Canti di vita d'amore. Un'opera che prima l'aveva cantata un'altra cantante fiorentina, che brava, insomma, brava. E ho fatto questo concerto e ho avuto grandissimo successo. Non lo conoscevo. Poi torno a casa e sento che lui viene a Bibiena per fare, non so, un corso, un seminario, un qualche cosa. Prendo la macchina e vado, e così lo conosco. Quando gli dico il mio nome, lui mi guarda così e dice: ma sei te quello che hai avuto questo successo con Canti di vita d'amore? Dico sì. Da allora sono diventata la sua preferita. Ha scritto tutto per me, tante cose per me. E sinceramente mi piaceva. Noi abbiamo fatto con Maurizio Pollini un disco che ha avuto, diciamo, premio della Deutsche Grammophon. Anche qui c'è da raccontare. Alla prima della Scala, piena gremita così, perché c'era Maurizio Pollini, proprio davanti, a un metro del palcoscenico, ma un metro, c'erano tre signori con la mia età più o meno, che stavano così, per tutto il tempo, così. Ma io dico: ma se non ti piace questa musica, non venire, ma non mi venire a un metro qui mentre io canto, che mi batti il cuore e tutto, così, tenere così. Allora che ho fatto la tattica. Guardavo avanti, che era bisogna quando si canta bisogna guardare avanti, insomma, bisogna. E invece ho abbassato gli occhi e ho cominciato a guardarli fisso, una dietro l'altra, fisso, gli occhi. Hanno cominciato a fare. E poi hanno messo giù le mani, si sono vergognati, perché a un certo punto dico: ma sei venuto qui a fare che, non so. Mi buttavano i fiori dopo. Qualche decennio fa, appunto, è stata in prima linea per l'opera contemporanea, come un po' ci ho già accennato. Lei crede che l'opera contemporanea oggi esista ancora? No, esatto. Glielo chiedo apposta. Molto peccato, però abbiamo Lorenzo che lo può anche fare. Scriverà un'opera. Ma come no? Perché no? Ci proviamo. E poi questi cantanti magnifici di Oud, che ieri li sentivo tutti, praticamente sentivo le voci, diciamo, singoli, così. Possono fare la musica moderna alla grande. Il ruolo che ha maggiormente amato cantare qual è? Ullu di Altenburg, quello l'ho cantato più di tutti. E ho faticato più di tutti per lei, perché prima l'ho cantato in tedesco due atti, poi sono andata a Parigi con Pierre Boulez, poi cantare con Pierre Boulez, ora non vi racconto com'è la gente, l'orchestra, tutti tremano così quando lui dirige, perché è un uomo simpatico, un uomo, però non sopporta il minimo sbaglio. Ma una virgoletta, non lo sopporta, proprio si innervosisce e tratta male tutti. E tutti, flautisti, oboisti, tutto quello che dovevano, tutti una grande paura. E quindi allora mi ha dato anche il terzo atto, quindi cantare tre atti di Lulu in tedesco, che lo so appena. Voglio dire, non era una gran bella cosa, però mi ha dato la soddisfazione di farlo in Amburgo, a Francoforte, a Berlino e alla Scala insieme a Pierre Boulez con l'Opera di Parigi. Questa è stata una bella soddisfazione, sì. Si farà. Ti scordi di dire delle cose importanti come Spoleto, per esempio. Ah, beh sì, Spoleto con Roman Polanski, quello, sì. Quello forse era il fiorellino migliore per sì, la Lulu, no? Va bene, va bene.
No, quello con Spoleto è stata una cosa molto carina, perché Roman Polanski per prima volta faceva la lirica. Allora aveva attirato tutti i critici del mondo e tutti erano contro di lui, io non lo so perché. Proprio tutti, io parlando così, tutti aspettavano solo che si fa l'opera per parlare contro di lui. Invece è uscita una regia spettacolare, molto minima, molto così, proprio diciamo cinematografica. E anche là c'è una lei. Quando alla fine lei muore squarciata dal Jack, lo squartatore, e per far vedere il sangue, qui c'avevo un recipiente pieno di rosso così, bisognava sbattersi così, questo si rompeva e qui si riempiva tutto di sangue, la mano tutta così di sangue. Il mio figlio, che era piccolino, era tra il pubblico e dice: "Oh Dio, la mamma!" Ma potete immaginare che cosa? La mia mamma! Oggi purtroppo è morta Daniela Dessi. Oh, quanto lei... mi è dispiaciuto, veramente, l'ho visto proprio prima di venire qua. Esatto. Una gran bella donna, molto simpatica e giovane, mi dispiace, veramente poteva dare ancora molto. Lei l'ha mai incontrata? Sì, non sono amicizia, no, perché è venuta subito dopo di me, diciamo così, dopo di me, dopo tanti altri bravi, insomma, però così. Ma mi dispiace, quando muore un talento, mi dispiace veramente. A posto. Grazie. Grazie.